Una puntata di Polifemo, uno speciale Polifemo. Parliamo di mascherine, viviamo l'emergenza del coronavirus e ci avvarremo dei consigli utili, una vera lezione da parte del professor Fabio Matacchiera, noto ambientalista a livello internazionale, che nelle sue tante battaglie in ambito di Ilva e non solo, ha manipolato, ha avuto a che fare con sostanze appunto pericolose, avvalendosi di questi preziosi dispositivi. Sono qui, li vedete, e ci illustrerà il professor Matacchiera le varie tipologie. Gli cedo subito il microfono. Bene, buonasera. Io ringrazio il giornalista Luigi Abbate per avermi dato questa possibilità, questa opportunità di dirvi delle cose che penso vi saranno utili, e sfiderò qualsiasi persona voglia contraddire le cose che dirò. Oddio, ben vengono, se faccio qualche errore sottolineatelo pure, però sono sicuro che difficilmente potrete contraddirmi. Si stanno facendo un sacco di tutorial su come fare mascherine e la loro efficacia. In realtà gli errori sono tanti. E anche io ne ho fatti tanti di errori nella mia vita e anche, diciamo, recentemente. Però posso dirvi una cosa, che su questo argomento sono un pochino più preparato. Perché? Perché io mi occupo, come diceva Luigi Abbate, di ambiente, sono un appassionato, non sono in realtà un esperto. Però vi dico che la mia esperienza, pur se non sono un esperto nel campo, potrà aiutarvi a capire delle cose fondamentali che c'è da capire sull'uso delle mascherine. Noi in realtà vediamo che sembra che ci sia una specie di voglia di non stimolare le persone a usare le mascherine. Tutto questo forse nasce dal pericolo, dalla paura di non trovarle più, cioè della paura che quelli che veramente sono gli operatori, i sanitari, oppure anche coloro che sono sempre a contatto con le persone, con la moltitudine di persone, soprattutto negli ospedali, possano esserne prive queste persone. E quindi si raccomanda un uso intelligente delle mascherine. E tant'è che adesso stanno moltiplicando questi tutorial. Allora, intanto voglio dirvi questo. La mascherina più comune è questa qui, quella chirurgica. Questa è la presa chirurgica, effettivamente ha, come dicono quasi tutti ormai, o quasi, ha un effetto più che altro per non contagiare gli altri. Cioè, se io sono un malato, quando io parlo, è bene che il malato abbia questa mascherina, perché questa mascherina ridurrà la distanza di quelle goccioline che io posso mettere nell'aria mentre parlo. Immaginate se tossisco, quindi io sono un malato, ammettiamo, e quindi io metto la mascherina. Dicono anche un'altra cosa che non è sbagliata: la mascherina serve più ai malati e più che alle persone che stanno di fronte ai malati. Cioè, se io vado in un supermercato e metto la mascherina, che vantaggio ho se io non sono malato? Perché la metto? Perché non è raro che quando una persona sta di fronte a me e mi parla, qualche gocciolina vada e questa sulla mia bocca direttamente. Mi capita tante volte, io parlo con una persona, la persona mentre parla mi sento e mi arriva una gocciolina o uno starnuto. Purtroppo succede, ma la maggior parte delle volte nemmeno ce ne accorgiamo, perché si parla di piccolissime goccioline di saliva che si possono trasmettere facilmente al cospetto di una persona. Quindi in realtà che succede? Che io sto già riparando la mia bocca, cioè se la gocciolina con dei virus si ferma qui, non è detto che arrivino alla bocca. Il virus effettivamente è volatile, è molto sottile, e bisogna quindi vedere se effettivamente possa passare da questa barriera, labile barriera. Ma in realtà sappiamo che se la gocciolina si ferma su questa stoffa e ci sono le condizioni, e non ci sono le condizioni ottimali perché il virus si mantenga in vita, che dipendono molto dalla temperatura e dall'umidità, probabilmente questa mascherina ha avuto il suo effetto anche in maniera, diciamo, passiva, cioè attiva nel momento in cui io non contagio gli altri, passiva nel momento in cui qualcuno vuole contagiare me. Questa situazione quindi è assolutamente da incentivare l'uso di queste mascherine, anche se sono labili, però magari su 1000 morti, noi attualmente abbiamo circa 1000 morti in Italia per coronavirus, chissà, magari ne sarebbero morti 999, 998, due morti in meno, tre morti in meno, perché il contagio avviene soprattutto con la trasmissione di queste goccioline, se non anche con, sappiamo benissimo, l'abbiamo saputo dopo, con anche
il contatto con oggetti che vengono poi toccati, e le mani poi che toccano gli oggetti vengono si passano poi sulla bocca, eccetera. Quindi, ricapitolando, questa mascherina serve soprattutto per non infettare gli altri se io sono un malato, poco ma qualcosa serve se una persona si trova di fronte a me e mi parla, perché qualche gocciolina può rimanere intrappolata qui e non oltrepassare la barriera, come potrebbe anche oltrepassarla. Se parliamo di gocciolina, quando la gocciolina ti asciuga, il virus tende a morire in pochissimo tempo. Quindi dipende, come ho detto prima, dalle condizioni di umidità e temperatura. Ora, è importante anche questo fatto: se io mi trovo però in un ambiente affollato con tanta gente, dove c'è un'aria con questi maledetti virus, è chiaro che in quest'aria, soprattutto se umida, quindi l'umidità veicola maggiormente il virus, è chiaro che se non si tratta più di goccioline ma si tratta di aria che è contaminata, è logico che io anche con questa mascherina non potrò fermare il virus non si ferma. Però ribadisco, anche una sola gocciolina può essere fatale, noi con questa possiamo fermarla, ma anche con quella mascherina della carta da forno, che probabilmente in questo caso è più efficace, perché pone una barriera ancora più forte per quanto riguarda l'arrivo di queste goccioline indirizzate alla nostra bocca. Gli occhi chiaramente è un punto molto critico, bisogna indossare chiaramente anche degli occhiali protettivi per evitare che queste goccioline colpiscono proprio i nostri occhi. Ora adesso parliamo però di un'altra faccenda. Molti stanno dicendo come fare le mascherine, per esempio alcuni hanno pensato della carta da forno. Vedete, la carta da forno in realtà non è proprio adatta per la mascherina, perché se io, vedete, la carta da forno è quasi completamente permeabile, quasi. Se io metto dell'acqua dentro, vediamo che dopo molto tempo l'acqua, qualche gocciolina scende, ma molto lentamente. Ma se io la metto qui davanti alla bocca, io non posso respirare, quindi vuol dire che io respiro con l'aria che entra dalle parti laterali. Però anche questa è una sua funzione molto importante, oltre a proteggere gli altri. Se io sono una persona infetta, proteggo gli altri, quindi le gocce vengono fermate da questa membrana, questa carta da forno, oppure anche come nel caso di prima, che le persone quando mi parlano non mi colpiscano e queste gocce non vanno direttamente sulla bocca. E quindi alla fine anche questa è una situazione che bisogna raccomandare, cioè usare queste mascherine anche fatte in casa fanno qualcosa, magari uno su 100, uno su 1000, ma siamo di fronte a dei numeri infausti di cui si parla di morti e di malati, quindi io direi che quello che dicono molti è grave, cioè non usate la mascherina, è inutile usare la mascherina, inutile la mascherina, in realtà non è vero, perché ripeto, anche una sola gocciolina può essere fatale. Poi chiaramente si parla molto delle maschere FFP1, FFP2, FFP3, che sono le maschere in realtà quelle più importanti, quelle che costano di più, quelle che in realtà si dovrebbero usare, che garantirebbero una certa sicurezza. Io qui ho la FFP2 e la FFP3. Qual è la differenza di queste famose mascherine? La FFP1 intanto è una mascherina che si avvicina un po' a quella chirurgica, cioè è una mascherina che permette però di far entrare i virus ma non di farli uscire, quindi quella che dovrebbero usare i malati, l'FP1. E qui però è migliore di questa chirurgia, perché qui c'ha una valvola, in realtà questo non è un filtro, molti pensano che questo sia un filtro, invece questa qui è una valvola che permette di far uscire l'aria dalla mascherina, e mi sono spiegato, il tessuto che va a filtrare l'aria è questo della mascherina, come se sono tessuti speciali, quindi questa qui non è un filtro ma è una valvola. Ora, che succede quando io metto l'FFP1? Quindi ribadisco, la mascherina mi protegge cioè io proteggo le persone dal mio contagio, un po' come questa, però nel suo tempo anche in questo caso se una persona mi parla, quindi sempre non con una barriera, ecco perché qualsiasi barriera di questo tipo però può essere molto utile. Ora parliamo invece della FFP2 e FFP3. L'FFP2 invece è una mascherina che mi permette, quando io la uso, di riparare me dagli altri, cioè se io sono contagiato gli altri non sono riparati, se io sono invece non sono contagiato e gli altri lo sono, io sono riparato, cioè in altre parole la sua difesa è una difesa che io ho nei confronti degli altri che possono,
che possono nuocermi, mentre gli altri, se io sono malato, non possono avere, non possono, come dire, avere una, essere tranquilli di fronte al mio cospetto. Se sono malato, se uso questa mascherina, l'FFP2. La invece la più forte, la più potente, cioè, facciamo così, è la mascherina FFP3, perché è in grado, sempre attraverso queste valvole che fanno respirare, ma questi tessuti, in realtà questo tessuto, è in grado di fermare i virus in entrata e in uscita, che è quella che in realtà stanno cercando. Allora, alla fine, io chiaramente ho anche altri dispositivi importanti, anche per riparare gli occhi, per esempio con dei filtri molto spessi che servono in aree critiche dove ci sono dei gas, ma anche letali, o polveri pericolosissime. Però quella che noi in realtà che i nostri medici che stanno facendo un lavoro importantissimo in grande difficoltà è la FFP3, perché permette di riparare loro e di riparare gli altri in maniera molto efficace. Il problema, quindi dicevo, è quello di reperire queste mascherine, che non si possono fare in laboratorio come abbiamo visto con tutti i tutorial che girano, e il problema è stato quello di non aver in tempo prodotto delle mascherine. Quando c'era è stato a gennaio, c'era già la piena crisi coronavirus in Cina, l'OMS doveva già, ecco perché io dico che l'OMS secondo me non è stato veramente efficace stavolta. L'OMS doveva già incoraggiare gli stati a produrre delle mascherine. Voi pensate, uno stato come l'Italia, che è in grado di produrre munizioni, armamenti a migliaia in un giorno, migliaia di pezzi, centinaia e centinaia di migliaia di pezzi in un giorno, è in grado di produrre l'Italia, non ha pensato di produrre delle mascherine, che alla fine un'industria li fa, in un giorno riesce a fare centinaia di migliaia, una fabbrica efficiente. Quindi il problema non sono i cittadini che vengono scoraggiati a usare la mascherina, il problema è lo Stato, cioè i medici dovrebbero incoraggiare, secondo me, i cittadini a mettersi sempre questa barriera, anche, ripeto, se è una barriera labile, una barriera che può non funzionare, che probabilmente non funzionerà a 9 persone, a una ha funzionato, e quello è già un grande risultato. Quindi, alla fine, se c'è qualcuno che potrà smentirmi, non dico dal punto di vista tecnico, perché non sono un esperto, dal punto di vista del buon senso, cioè dire alle persone è inutile usare le mascherine perché non servirà niente, soltanto al malato o alla persona che sta di fronte al malato e che sta più a contatto, per me è una cosa insufficiente che va corretta. Bene, un ringraziamento doveroso a Fabio Matacchiera per questo contributo importantissimo. Cerchiamo di fare informazione, cerchiamo soprattutto di illuminare le menti, perché in questi periodi ovviamente la gente viene presa così dal panico, va in tilt, invece determinate informazioni dettagliate, precise, acquisite attraverso anni ed anni di esperienza maturate sul campo sono preziosissime. E allora facciamo tesoro e facciamo buon uso dei consigli del professor Fabio Matacchiera.